Caro Beppe, l'estate è sta andata, finendo, sta un anno finendo. Se ne va. I Geiger dicevano così. Stai diventando grande. Eh sì. E tu? E non mi va. E non ti va. Non va. Lo sai che non mi va. Certo, sei diventato grande da un pezzo. Una fotografia. Anch'io. Una fotografia. Passata una buona estate? Buonissima. Ma mica finita ancora. No, finisce il 21 tempo settembre. Tempo non è proprio il poi massimo. Inizia... vabbè, dai, ci sta. È stata una bellissima estate, due gocce. Io sono stato all'Elba, lì sono, stanno facendo le processioni perché piova, e quindi è da fine aprile che non piove, è tutto bruciato, invece noi meno male ogni 15 giorni un po' d'acqua è venuta, quindi no, dai, ce la mentiamo, è stata veramente una bella estate, a dispetto di coloro che dicevano che l'estate quest'anno non sarebbe venuta, che sarebbe piovuta tutta l'estate e quindi di conseguenza quest'anno niente è stato, invece è stata un'estate bellissima e come al solito, tanto è inutile predire quale sarà il futuro del tempo. Neanche troppo caldo. Non ci si acchiappa. No? Siamo stati abbastanza bene, neanche troppo benissimo, fuso. Benissimo, perché il giorno è stato molte volte caldo e la sera sempre fresco. Esatto. È l'ideale. Speriamo che torni così. Uno potrebbe anche così aver bisogno di... ti scappa qualcosa? No, in questo momento. Ma anche se ti scappa, o la fai fuori, ma lì c'è... E già la situazione è migliorata, perché anche se non c'era SOS, noi siamo venuti... con la nostra Chiara Sadotti nel nostro telegiornale siamo venuti un paio di volte qui a dare una curiosata perché questo bagno dell'Eden che si trova nei pressi del parcheggio Eden dentro insomma possiamo anche rivedere delle immagini siringhe, sporcizia di tutti i tipi poi pare che era stato diciamo il comune era intervenuto e adesso poi una seconda volta siamo venuti e abbiamo trovato il solito schifo possiamo dire così adesso l'hanno di nuovo chiuso. Sta di fatto che o aperto con le siringhe o chiuso e quindi non si può usare, insomma sta di fatto che al bagno non ci si può andare. Beh, intanto adesso ce ne sono parecchi, quindi sì, di conseguenza quindi uno può scegliere, abbiamo alternative. Sì, uno può scegliere tanti questo bagni. Questo è stato sempre un vero e grosso handicap della città di Arezzo. Purtroppo non c'è la mentalità dell'accoglienza e quindi questa è una un po' parte importante, ma non soltanto per i turisti ma anche per i cittadini. Ad esempio qui adesso questa settimana c'è la fiera di settembre, la fiera del Mestolo. E quindi sarebbe importante che un bagno potesse funzionasse e invece purtroppo niente da fare, non funziona. Non funziona, non ha mai funzionato, tanto non c'è niente da fare. Se non c'è presidio, se non c'è personale di vigilanza, questi bagni non funzioneranno mai. Perché pareva quello, quello forza. Non funzioneranno mai. Per cui o si affidano a una cooperativa sociale in modo tale che si possa gestire tranquillamente facendo pagare il giusto perché dove vai, se vai in giro vedi che un contributo lo devi sempre dare quando usi i bagni pubblici e quindi di conseguenza darlo alla cooperativa, darlo a qualcuno e in modo tale che questi bagni funzionino perché sennò altrimenti così a gettone non funzioneranno mai questo, quello di Piazza Grande e altri che sono in città sono sempre tutti chiusi. Ci sarà un motivo. Allora, non funziona. Anche perché in altre città c'è comunque una persona che o pulisce, tra l'altro è anche un'occasione per dare lavoro a qualcuno. Sì, ma non soltanto in Italia, anche all'estero vai, ci sono i bagni pubblici e dappertutto ci sono le persone che gestiscono, perché tanto, se no, altrimenti è impossibile. E qui, su una cooperativa sociale, ci sarebbero diversi bagni che potrebbero essere utilizzati, perché c'è quelli di Piazza del Popolo potrebbero essere utilizzati, quelli di Piazza Grande, quelli del Praticino... questi Parcheggio Pietri Parcheggio ricordo. Pietri al Pionta al Pionta no, al Pionta scusa no. Quell'altro parco di Viarno bravo stavo per dire quello al parco di Viarno quindi ci sono una cooperativa che li gestisce tutti fa un accordo con il comune gli dà un contributo perché fa un servizio alla città quindi è giusto che abbiano un contributo e poi tengono aperti per bene questi servizi che sono veramente essenziali per questa città. E qui vedi c'è il ci sarebbe tutto studiato no, di sì, che anno è questo? Ah, non lo so, sono tantissimi anni. Ma qui domandone delle domande. Il parcheggio dell'Eden, il bagno? Non lo so. Il parcheggio dell'Eden e di Atam. Sì. Il bagno è di competenza, non si sa. Credo del comune, perché penso del credo comune. Che l'assessore infatti si era impegnato a parlo dell'assessore Camurrini del ha infatti è stato per il momento chiuso. Però qui insomma non dà resto anche perché non metteteci niente perché il resto non ve lo dà proprio e non potete neanche fare esatto. Il bisogno oltre esatto. A non, cioè il resto ve lo tenete voi anche nel corpo perché qui no, non si può fare nulla. Guarda, l'hai portato a casa. Chi? Il bisogno. Il bisogno. Oh, certo. Bene, ricordiamo che abbiamo un indirizzo email che è redazione@arezzotv.net per le vostre segnalazioni perché adesso ripartiamo senza sconti come al solito. No? Abbiamo fatto Parigi e Ferie. Sì. Sì.
Non fa mica male. Però mi pare che non è che sia successo grandissimi eventi. Se non che a Ferragosto, che era di lunedì, la fortezza era chiusa, è dovuto intervenire i vigili urbani su richiesta del sindaco per riaprirla. Insomma. Nonostante che i turisti insomma ne siano arrivati a quanto pare. Beh, vabbè, come al solito. E musei tutti aperti, sì? Solito, sì. Vabbè. Per modo di dire. Vabbè. Vabbè. Bagni chiusi, musei chiusi. Che dobbiamo fare? E poi ci si lamenta perché non viene il turismo ad Arezzo. No, è bello che viene, è venuto. Però tornerà. Morde fuggì. Tornerà. Sai, quando fare un cliente è difficile. Riconquistarlo quando l'hai perso è quasi impossibile. Scusa, però qui sembra che qualcuno qui è arrivato lì lì, non l'ha trattenuta e l'ha fatta qui fuori. Vabbè. Cioè, proprio è arrivato qui qui e ha detto, mo è chiuso, io, sentite, la faccio qui. Ah, tipo la canzoncina, sì, mi scappa, vedi, la pipì, mi scappa, esatto, la pipì, vedi, papà. Vedi, non ne posso proprio più. Seguendo le orme di questi effluvi finiamo lì davanti. Ci vediamo domani. Ciao.